Buongiornissimo Barbasso, 30 anni, compiuto 30 anni venerdì, ed è per questo che riprendo un po' i video oggi, perché ho fatto 3 giorni di quasi assoluto stop come regalo di compleanno, quindi forse mi servirebbe stamattina per ricominciare a riprendermi, ma le cose da fare sono veramente, veramente molte, tra cui anche una lavastoviglie, infatti non ho la tazza. Allora, per il compleanno mi hanno regalato una maglia di Darmian, ma questo lo vedremo più avanti. Lo vedremo più avanti perché effettivamente c'è da fare un video specifico. Oggi vorrei parlare brevemente della partita con il Lecce, sulla quale io vi devo dire la verità, avevo veramente pochi dubbi. Perché? Perché era una partita in casa, perché comunque il Lecce non ha un granché da chiedere al campionato, perché? Perché? Perché siamo l'Inter ed era il momento di fare una buona prestazione. Se tanto mi dà tanto a Spezia faremo schifo, forse a Porto ci giocheremo la vita, o forse accadrà con la Juve, questo lo vedremo. Detto ciò, il video di oggi per dirvi cosa? Per dirvi che tutto quello che ci ha dimostrato, secondo me, tra le altre cose, una partita del genere, è che tutto era nella testa. Tutto è nella testa. Il motivo per cui cerco di fare dei video spiegando che non può esistere una monocasualità, non è colpa di Inzaghi, non è colpa della dirigenza, non è colpa del giocatore. Sì, è un po' colpa di tutti, ma è colpa di un ambiente che in qualche modo, per vari ingredienti, non spinge una concentrazione di testa. Ed è il motivo per cui, se vi ricordate, tantissimi, insomma, anche molto più vicini alla squadra di me, parlavano di come Conte riusciva a tenerli sulla corda e quindi che questo facesse la differenza, però non era solo Conte, era Orjali, era una situazione anche in cui la proprietà poteva permettersi di spendere, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono convinta anche dalle prestazioni dei singoli, Dumfries che fa un primo tempo, insomma così così, poi fa l'assist e si sblocca. Gosens 2 volte titolare, 2 volte che parte a mille. Çalhanoğlu stesso che trova la continuità negli ultimi mesi perché Inzaghi gli cuce effettivamente un ruolo addosso, complice chiaramente anche la mancanza. Abbiamo lo stesso Darmian che non nel ruolo suo fa bene. Insomma, è evidente che ci sia una situazione che è esclusivamente davvero legata alla testa. E che cercare colpevoli da altre parti probabilmente è semplicemente un esercizio di stile. Ora voi direte, a noi cosa cambia adesso sapere questo? Beh, forse ci può dare una lettura un po' più razionale delle cose, ci può far capire che evidentemente per qualche motivo che non può essere, ripeto, solamente ascrivibile all'allenatore, e lungi da me difendere Inzaghi a prescindere, c'è effettivamente una mancanza di lucidità. Ecco, e di fiducia nei propri mezzi, che probabilmente ed evidentemente va risolta ab origine, e quindi probabilmente serve uno psicologo, non lo so. Certamente il gruppo squadra in questo momento non ha dei leader a cui appigliarsi, i leader che ci sono o sono in fieri o sono un po' in bilico, per Skriniar se n'è andato. Lukaku è un leader, ma sicuramente per ciò che è accaduto si è macchiato di una lettera scarlatta importante, ciò che è accaduto col Chelsea, ovviamente. Lautaro è in fieri, il buon Çalhanoğlu è anche lui in fieri. Brozovic non so se lo sia mai stato davvero. E quindi questo che cosa ci indica? Ci indica che probabilmente ci vuole tempo. Ahimè, ci vuole tempo. E tutti quelli che sento, vorrei Klopp, vorrei Thiago Motta. Vorrei solo ricordare che sono due allenatori, soprattutto uno che non ha mai allenato in Italia, per i quali ci vorrebbe tempo. E noi all'Inter, più di un anno, 2 anni, scegliamo di dare? Non lo so. Queste sono argomentazioni che non è che dicono dobbiamo tenerci Inzaghi. Vorrei solo che fossimo consci dell'alternativa e che ci rendessimo conto che non è detto che il problema di testa si risolva. Vi ricordo che anche il buon Conte, che ha tenuto il primo anno la squadra sulle corde, perde una finale di Europa League perché praticamente non entra in campo. Detto ciò, vi lascio alle vostre riflessioni. Inter-Lecce 2-0. Andiamo a Spezia e secondo me non faremo per niente una buona partita venerdì, ma spero di sbagliarmi. Vi farò presto il video sulla maglietta di Darmian. Stop whining.